voi, i giudici di partenza, datemi voi una mano per vedere quanti minuti mancano per di Selve Valsugana. Oh, saluto anche dai che ce la facciamo. Sì, ma staccato. E va sullo scherzo, intanto giudici mi dica.
Via da là! Fermo! Via! Via! Bravo! Bravo! Piano! Piano ragazzo! Bravo! No, quello che mi fa. Qualcosa era il 4 o 2 minuti.
campione della giornata, Damiano Ferrara, signore e signori, con il numero 4, ma soprattutto con la sua persona, questo grande va a vincere, questo momento giovanissimo, davvero grande la gara. Io ho chiamato, mi sono fatto dare molte premi. Oh sì, sono passati dunque ancora loro, sono passato ma è per me un po' il secondo posto, dove dire chi sposta? È Johnny Cattaneo, grande gara di Johnny Cattaneo. Il già campione italiano del 2010 in Valle Cossa, secondo anche lui della Trek. Oggi la Trek, davvero, sta facendo una grande cosa. Signore e signori, il numero 7 del Padel, Robert Steiner, sale sul tetto, latino del podio, Padel, Robert Steiner, portacolori della Falcon 6 G, Italy Team, il podio è fatto. Per poco daremo anche il secondo. Elena Bertoni fa vincere la Freestyle edizione 2013, voilà, fatta! Radio Corso si dà, è passato il 32, ma una donna, no che un uomo, guarda noi però, insomma, seconda, seconda linea, la Bertoni, la presa giovanissima, vedete che non si tornano, va dunque, secondo, gradini del podio, la compagnia, la vincitrice Elena Bertoni, dunque non è questo che si è iniziato per andare a Fabian. Robert Steiner, terzo classificato, l'applauso per lui, a fargli compagnia al secondo posto dal team Senesa Marche Prec, Johnny Cattaneo, e vince questa con le bollicine, signore e signori, eccolo là il podio che festeggia con Fred Doc, lo spumante che è accanto al circuito, si brinda, sono atleti che si conoscono, si brinda adesso tranquillamente, prima si sono dati grazie.